La Lega al 28%, si aspettava un risultato così, ministro Centinaio? Gli amici dell'Abruzzo se lo aspettavano, io sinceramente no, ecco, quindi secondo me è un risultato al di sopra delle aspettative, importante, dimostra che comunque la Lega, le politiche della Lega e comunque Matteo Salvini stanno facendo qualcosa gradito ai cittadini dell'Abruzzo, ai cittadini italiani, e di conseguenza portiamo a casa questo risultato. Per il governo cambia qualcosa? Perché c'è il vostro trionfo e il tracollo del 5 Stelle che ha dimezzato i voti rispetto alle ultime politiche. Allora, io ho sempre fatto questa considerazione e la porto avanti indipendentemente dal fatto che sia il governo o meno. Io non mischio le mele con le pere. Le elezioni amministrative, le elezioni comunali sono una cosa, le elezioni regionali sono un'altra, le elezioni politiche sono un'altra ancora. Di conseguenza, a mio parere, ogni elezione deve essere tenuta in considerazione per il ruolo e soprattutto per quello che rappresenta. E di conseguenza, per me, Gianmarco Centinaio, ma poi sicuramente, fortunatamente per la Lega, non sono segretario federale, quindi ci penserà Matteo Salvini. Secondo me non dovrebbe cambiare niente, perché si deve andare avanti in questa direzione. Cambia in una logica in vista di tutte le prossime elezioni regionali, e quindi con gli eventuali alleati, e delle elezioni comunali che ci saranno da qui a maggio, e quindi con la decisione, con tutte le decisioni dei candidati sindaci.